Eccoci qui. Ok. Allora, io lascio la parola a Roberto Scandone e Elisetta Giacomelli per il loro seminario sul bradisismo ai Campi Flegrei. Vi prego sempre di mantenere i microfoni silenziati e di riservarvi le domande per la fine. Grazie, lascio a voi la parola. Benissimo, innanzitutto volevo ringraziare Carlo per l'invito a fare questo seminario che facciamo con molto piacere e anche a Pier Giorgio per l'organizzazione del seminario. Allora, la prima cosa che do dobbiamo dire, noi lavoriamo da molto tempo ai Campi Flegrei, io forse da una quarantina di anni proprio specificamente. E in questi anni ci sono sempre stati dei punti che mi sono sempre stati critici, che non ho mai capito e cercato di capire, di approfondire. E sono questi punti che indichiamo qui. Distribuzione dei centri eruttivi recenti. Vedremo poi perché sono un po' strani rispetto agli altri. La costanza della forma della deformazione. La deformazione sia in risalita, che in discesa appare sempre costante nelle dimensioni. I vari modelli che spiegano la deformazione danno sempre un'indicazione di una profondità della sorgente tra i 3 e i 5 chilometri. Poi c'è un'altra cosa abbastanza strana, che è la posizione relativa fra il porto fra Serapeo e il porto Giulio. Vedremo poi più specificamente che cosa vogliamo dire. E poi, ultima, la ripetitività della distribuzione spaziale dei terremoti e dei loro meccanismi focali durante le crisi dell'82-84 e l'attuale. Quindi, cercato di affrontare questi punti e di vedere come si possono capire. Ovviamente, mi perdonino i colleghi napoletani che già sanno tutto, sanno questo, lo sa anche parecchi degli altri. Campi Flegrei sono caratterizzati da una caldera che è stata formata da due grandi eruzioni, 39 e 15.000 anni fa. Vi è qualcheduno che obietta la presenza della caldera più vecchia, comunque questo non è il problema che ci sta di fronte. Vediamo un po' dopo la formazione dell'ultima caldera, 15.000 anni fa, vi sono stati tre cluster di eruzioni. Questo già si conosceva nell'87, anzi addirittura nell'83, col lavoro di Rosi, Sbrana e Principe, ma poi è stato ribadito ulteriormente dai lavori del gruppo di Orsi che hanno identificato questi tre periodi eruttivi. Fra 15.000 e 8.000 anni fa sono stati attivi, qua ne mancano sicuramente molti, sono stati attivi grosso modo i centri eruttivi che si disponevano sul margine della caldera del Tufo Giallo. E diciamo, buona parte di questi centri eruttivi hanno dato attività prevalentemente con formazione di coni di tufi, tufi di tufo, coni di tufo, tranne un'eruzione principale che è chiamata l'eruzione delle pomici principali. È una pliniana con assi di dispersione a nord-est. E qui vedete questi, ovviamente mancano molti di questi centri, era un po' troppo elencarli tutti. Comunque sono localizzati prevalentemente sul margine della caldera del Tufo Giallo. Successivamente, questo è il maggiore dei vulcani che si sono formati in questo periodo, il Gauro, che è un cono di tufo molto, molto rilevante, con depositi abbastanza rilevanti che vengono trovati anche nei pozzi geotermici. Fra questi, fra il secondo gruppo di eventi e il terzo, quindi la terza epoca, si ha un sollevamento rilevante della parte centrale della caldera. Sollevamento è dell'ordine di 40-55 metri e forma un terrazzo marino che è chiamato il terrazzo della stanza, che è visibile molto bene a Pozzuoli, lo vedete in questa situazione.
Poi vi sono questi altri vulcani attivi nella cosiddetta terza epoca, fra 4.500 e 3.700 anni fa, che sono spostati, almeno una parte di essi, sono spostati rispetto al margine della caldera, cioè sono spostati verso il centro. Nel lavoro dell'87 di Rossi e Sbrana veniva invocato una migrazione verso il centro. Successivamente, i lavori di Orsi hanno associato questa migrazione alla presenza del terra, della, alla presenza della stazza. Allora, fra questi, gli ultimi attivi sono l'Averno 3.700 anni fa e la Solfatara, che è pure questa 3.700 anni fa o giù di lì. Quindi questi sono gli ultimi vulcani attivi prima dell'attività storica nel 1538. Il lavoro di Roberto Isaia e i collaboratori hanno provveduto a chiarificare molto bene l'andamento, il sollevamento del terrazzo marino della stazza. In pratica si sono analizzati gli ambienti di formazione nel terrazzo marino della stazza, sia alla stazza, vedete, che al tunnel, un tunnel che è stato scavato recentemente, e quindi si sono potuti analizzare gli ambienti di formazione. E qui nel riquadro C vedete l'andamento della discesa e la risalita, subsidenza e inflazione del terrazzo marino della stazza, che proprio prima e durante l'ultima fase della terza epoca mostra un affioramento subaereo. Quindi questo ci dice abbastanza significativamente che questi movimenti al centro della caldera sono stati attivi almeno negli ultimi 15.000 anni. E chiaramente l'associazione con i periodi di attività che vedete qui, epoca 1, epoca 2, epoca 3, ci suggerisce che questo sia legato all'inflazione, alla risalita e la deflazione, probabilmente a fenomeni di raffreddamento e cristallizzazione delle masse magmatiche che si erano intruse a bassa profondità. Gli studi recenti fatti nel Golfo hanno provveduto a chiarificare abbastanza bene la struttura della stazza. In pratica vedete che questi sono i profili sismici a riflessione, ci indicano un andamento, una risalita del terrazzo. Questo è il profilo lungo cui viene fatto nel Golfo di Pozzuoli. Ci indicano abbastanza evidentemente che il terrazzo del marino della stazza fa parte di un blocco che è tiltato verso l'alto nella parte settentrionale. Quindi si ha un tilting della zona, di tutto questo blocco, che porta alla risorgenza di questo che è stato chiamato Duomo Risorgente. Vedete, io ho usato un termine diverso, uno Horst vulcano tettonico, richiamandomi a un vecchio vulcanologo, Alfred Rittmann, che aveva identificato un fenomeno simile a Ischia. Poi lo vedremo un po' più in dettaglio. Abbiamo voluto fare un onore, dare onore a Rittmann per queste sue idee, diciamo, rivoluzionare in lungo e grande anticipo dei tempi. Allora, la struttura, quindi praticamente noi abbiamo questa struttura centrale, che è stata tiltata verso l'alto nella parte settentrionale e che ha dato luogo a questo blocco risorgente. Qua vengono indicati, questo è del lavoro di Corradino e altri del 2021, vengono indicati i centri attivi durante l'ultima fase, che vedete si trovano tutti al margine o più o meno al margine di questo blocco risorgente. Allora, veniamo alla parte più recente di questa storia, che riguarda il periodo romano. Noi sappiamo che già dal periodo romano la struttura, questa
questa struttura di Pozzuoli era in lenta subsidenza. Qui siamo in presenza di quello che è chiamato il Serapeo, volgarmente il Serapeo, in realtà è il Macellum, il mercato romano, che è costruito, poi lo vedremo, nel primo secolo avanti Cristo, e poi subisce una serie di storie recenti. Perché è importante analizzare questo? Perché Pozzuoli, in questo periodo, Puteoli, è il porto più importante dell'impero romano. Lo rimarrà per lungo tempo, anche dopo la costruzione del porto di Ostia, prima da Claudio e poi l'ampliamento fatto da Traiano, rimarrà ancora importante. E l'importanza di questo, ad esempio, è riportata in una serie di fiaschette di vetro, i souvenir dell'epoca, in cui vengono riportata il conteporto di Pozzuoli. E qui ne vediamo una che è chiamata la fiaschetta di Odemira, in cui vengono riportati i punti notevoli di questo. È come diciamo, la visione dal mare. E qui vedete, vengono indicate l'anfiteatro, il solarium, le terme, il teatro, la ripa, che è la ripa putolana, e le pile che rappresentano le pile del porto romano, le cosiddette pile di Caligola, il molo di Caligola, che era visibile fino alla fine dell'Ottocento, quando poi è stato coperto dal porto più recente. Me ne sono molte di queste. Questa è particolare perché dà, ad esempio, l'evidenza di due anfiteatri, addirittura due anfiteatri, uno per la lotta fra i gladiatori e l'altro per la lotta fra le bestie. Quindi questo fa capire quanto fosse importante questa città. Qua vi è un'altra che è chiamata la faccia. Se ne trovano molte in giro per l'Europa di queste fiaschette, ciascuna riporta di aspetti particolari. Ad esempio, questo riporta l'Ostriaria, che è diciamo, la pesca delle ostriche l'allevamento delle ostriche nel Lucrino, e qui la ripa puzzolana, i pilastri e le pile del mondo. Ve ne sono altre, come dicevo, ve ne sono altre. Di questo particolarmente interessante è questa della fiaschetta di Merida, perché uno riporta il Gauro addirittura. Quindi, e poi riporta il porto e il macellum, quindi il Serapeo. Quindi questa rappresenta la prima rappresentazione del Serapeo che si ha nella storia. E la cosa abbastanza rilevante è il fatto che riporta il Serapeo abbastanza vicino al porto, quindi in pratica alla stessa quota del porto, come poi vedremo. In tutto questo ci sono alcune cose molto belle e interessanti che vi invito a vedere al Museo di Archeologico di Napoli, nella sezione delle epigrafi. Questo in pratica sembra, secondo alcuni, è l'atto di nascita del Serapeo, l'ex parieti facendo, che è del 105 avanti Cristo. L'ex parieti facendo in area quaestante edem Serapis, quindi davanti al tempio di Serapide. Adesso non sappiamo se questo era effettivamente, comunque è stato ritrovato in prossimità del Serapeo. Invece quest'altro ci riporta un intervento fatto nel 394, in realtà sono due di queste lapidi, una dice Ripa ma parte sinistra Macelli, e poi un'altra che dice Ripa parte destra Macelli, Ingruentium Procellarum, costruita per riparare il macello, il Serapeo, dall'incursione del mare durante le tempeste. Quindi ci sta a indicare che già siamo in una fase particolare in cui il Serapeo già sta incominciando a discendere. E qui abbiamo riportato le testimonianze relative al Serapeo, questa è l'ex parieti facendo, il 105. Il primo secolo Agrippa costruisce il porto Tiudius, quello che abbiamo indicato precedentemente, è costruito in pratica utilizzando una barra costiera che già allora incominciava a andare sott'acqua, e quindi fu sollevata dai lavori fatti da Agrippa, il braccio destro di Augusto. Nel 139 si ha un restauro del molo per
causa, perché ancora una volta, perché il mare incominciava a entrare così, e ci sono vari momenti in cui vi viene ricordato fasi di subsidenza, ad esempio nel VII secolo, secondo gli atti apocrifi dei Vangeli, Pozzuoli sarebbe sommersa per effetto della cosiddetta maledizione di San Paolo. San Paolo, se vi ricordate, che arrivò, attraccò in Italia proprio a Pozzuoli. Poi nel X secolo vi sono testimonianze di viaggiatori ebrei che ricordano di rioni sommersi. Poi vi è quest'ultima nota molto dubbia riguardo un'attività della solfatara nel 1191, però poi è una nota abbastanza dubbia di cui non sappiamo esattamente. Di Vito, abbastanza recentemente, ha ricostruito l'andamento delle pile del molo di Caligola, ricostruendo la fase di subsidenza che sarebbe durata fino al 1250, poi una fase più o meno costante, e poi una risalita a partire dal 1400, che culmina nel 1538 con l'eruzione, del Monte Nuovo. Un'altra parte di storia dei Campi Flegrei viene fatta attraverso le terme, che diventano molto popolari, erano già popolari a partire dall'epoca romana. Infatti in tutta questa zona vi è tutta le terme del Palazzo Imperiale, però vi era tutta una serie di terme che vedete si trovano nella parte costiera dei Campi Flegrei, e vengono celebrate in un libro che si chiama, un poema che si chiama De Balnei Terre Laboris o De Balnei Puteolanis, che viene scritto da Pietro Anzolino da Eboli, che era un poeta di corte alla corte di Federico II, e dedica questa opera, non si sa se a Federico II o al padre Enrico II, però diciamo l'epoca è quella. E vengono identificate almeno 26 di queste terme, che erano particolarmente popolari in periodo medievale perché erano gratuite. L'uso di queste terme e delle virtù terapeutiche erano assolutamente gratuite, in opposizione alla scuola medica di Salerno, che invece si faceva pagare a caro prezzo. Infatti, al cui pare che alcuni medici di Salerno fossero venuti per distruggere le lapidi della terra. Perché parliamo di questo? Perché una di queste terme, esattamente quella che si chiama il Cantarello, che è questa, si trovava all'interno del Serapeo. E qua vedete, quest'acqua è l'acqua che esce ancora adesso dalla sorgente del Serapeo. Qua vediamo il Serapeo in una, credo qualche anno fa, già al di sopra del livello marino. E come sapete, però, non è sempre stato così. In periodo medievale il Cantarello era andato completamente sott'acqua, e infatti viene identificato da Pietro Anzolino da Eboli interacqua spelagi, e qui viene rappresentato in alcuni codici medievali come un recipiente, un cantero, un piccolo cantarello, che è usato per raccogliere l'acqua termale, e all'interno della quale le persone si bagnano. Come vedete, le persone vanno con una barchetta in mezzo al mare per utilizzare questa. In un codice più recente, sempre del Balneis Puteolanis, viene identificato. Questo è scritto da una volgarizzazione del Balneis Puteolanis, propinquo allo mare, vicino allo mare. E qui vedete in pratica le colonne del Serapeo ancora sommerse e le persone che fanno il bagno in questa zona. È particolarmente interessante questa perché è una delle prime rappresentazioni del Golfo di Pozzuoli. Qui vedete Miseno, Baia. La cosa interessante è che non c'è ancora il castello di Baia, costruito nel 1498, quindi questo ci data il termine antequem di questa qua, che è probabilmente il XV secolo. Quindi noi abbiamo nel XV secolo il Serapeo è ancora sommerso. Che succede dopo questo periodo?
Nel 1429 viene via un editto della regina Giovanna II che concede all'ospedale dell'Annunziata le terre emerse tra Cantarello e Mare, quindi questo ci sta dicendo che il Serapeo incomincia a uscire. 1503 l'editto di acquisizione, 1511 un editto per la riparazione dei danni del terremoto, 1511 noi abbiamo la costruzione di questa chiesa, cosiddetta Santa Maria delle Grazie. È importante questo perché viene costruita sulle terre che vanno emergendo. E la cosa rilevante è che l'originario pavimento di Santa Maria delle Grazie si trovava allo stesso livello del pavimento del Serapeo. Quindi questo ci dice che già nel 1511 tutto il sistema è sollevato. Arriviamo 1534-1538 con l'eruzione di Monte Nuovo. Questo è il lavoro della Guido Boni che ha identificato i precursori sismici di questa fase. Quindi vedete che c'è una fase di sismicità molto prolungata nel tempo che si acuisce negli ultimi anni, tra il 34 e il 38 e qua proprio nei giorni precedenti l'eruzione del 29 settembre del 1538. E qui associate qua fasi di sollevamento, indicate la fase di sollevamento. La cosa rilevante è che, diciamo, vi sono i precursori di tempi molto brevi, cioè si dice che vi sono 2 anni di attività prima del 1538, però nell'ultima fase si ha una crisi sismica violenta, tale da scaricare il panico nelle persone e la fuga, un abbassamento, Purtroppo non so come rispondere. un abbassamento della zona. Che poi si andrà a ripartire, poi fuoriuscita di acque fredde e poi calde dalla frattura. E queste sono altre identificazioni che, diciamo, nel momento in cui si sta per avvenire l'eruzione, il piano che si trova fra il lago di Vento e Monte Barbaro si sollevò. Il mare retrocedette di circa 200 passi e gli abitanti corsero a raccogliere i pesci. Questa è una notizia che poi viene riportata anche da altri autori, quindi diciamo ci diamo una certa diciamo, affidabilità. E poi a D 29 ore 14, dove oggi il lavorante del fuoco abbassò la terra a 2 canne, quindi prima si ha un sollevamento, poi si ha una fratturazione, un abbassamento, quindi quello in pratica stiamo vedendo l'apertura causata da un dico, e a mezzogiorno di nuovo si gonfia la terra. E qui vedete la zona che si immagina si sia rigonfiata con una frattura che va dal mare, che parte dal mare e poi arriva nella zona dove è il Monte Nuovo. E quindi la fumosa è una fumarola che è a mare, qua è posizionata in maniera sbagliata, in realtà è un po' più a sud di questa zona. Ma la cosa che è importante è vedere l'entità della crisi sismica. L'entità della crisi sismica è tale che, malgrado questa sia stata una zona in cui i terremoti siano andati avanti per anni, nei 2 giorni che hanno preceduto l'eruzione, anzi, nella notte che è preceduta l'eruzione, si è verificata una tale crisi che le persone sono state terrorizzate da questo. Qua dice tutta la città si mise in rivolta e chi un altro pareva il mondo volesse subissare. E le genti fuggivano a essi a Malanuda e lui addirittura indica una persona. La donna nominata Zizzula, moglie di Mastro Geronimo, la quale andava in camicia a cavallo di Uzzomiero alla mascolina scapillata. Quindi, cioè, sono immagini che si fermano nella memoria di questa persona. Questa è una testimonianza che è stata fatta nel 1587 per la verifica che ci fosse l'ospedale nella zona dove poi sorgerà il Monte Nuovo. E si sono fissate talmente forte che vengono riportate in maniera. E venne detta bocca di fuoco così aperta a Costanzi al castello ed ospedale di Tripergole. Quindi,
c'è una crisi sismica violentissima ed è tale questa crisi sismica che provoca buona parte di distruzione di pozzuoli, il sollevamento del mare, termine della costa, termine del mare di Irina, e poi l'eruzione di Monte Nuovo, che inizia con una fase preatomagmatica e poi evolve in una vera e propria stromboliana. Certo, non è una grande eruzione, però fece una serie di danni. I danni sono prevalentemente causati dai terremoti che hanno preceduto l'eruzione. Vi è un testimone oculare, Francesco Marchesino, che si reca a Pozzuoli nel 5 ottobre 1538 e verifica che la città è buona parte distrutta. Quindi questo ci fa capire che la crisi sismica è stata estremamente violenta e rapida. D'altra parte, diciamo, le batterie di dettaglio ci danno altre indicazioni. Questa è la batterie di dettaglio che ci mostra. Qui vedete la struttura del Portus Iulius che manca in questa zona. In questa zona vi era una costruzione associata con la secca secca fumosa, dove avviene l'emissione fumarolica, e questo viene interpretato con la presenza di due faglie, di faglie che sollevano la parte orientale del fondo sottomarino. Quindi questo ci sta dicendo che questa eruzione viene accompagnata dal sollevamento di questa struttura. Allora, questo ci fa capire un paio di cose. Prima avevamo il Serapeo che era completamente sommerso. Dopo il Serapeo emerge, questa, vabbè, questa è un'immagine, è una stampa dell'Ottocento, però ci sta dicendo che si è avuto un rapido sollevamento di questa zona. Il porto, invece, anche allora rimane sommerso, cioè non si ha evidenza che sia risalito il porto. Allora, queste sono le strutture del Portus Iulius. Ancora adesso si trovano sugli 8-9 metri di profondità. Questo era il canale di ingresso. Allora, se andiamo a vedere il Portus Iulius come era rappresentato nella fiaschetta di Merida, a fianco c'era il Serapeo. Allora, questo significa che in questa fase è avvenuto un movimento relativo, cioè il Serapeo è salito e il Portus Iulius se ne è continuato a rimanere quantomeno in profondità, se non sceso. Quindi questo ci dà un'idea che quello che è avvenuto in occasione dell'eruzione del 1538 è un meccanismo di questo genere, cioè si è avuto un'intrusione superficiale che ha causato la deformazione di questa struttura e poi l'eruzione ai bordi di questa struttura del Monte Nuovo. Quindi questo in pratica conferma quello che vediamo a livello geologico per quello che riguarda il passato della struttura del blocco risorgente del terrazzo della statua. Dopo questo si incomincia una fase di nuovo di abbassamento, probabilmente non immediatamente, perché il fatto che ci siano dei terremoti che durano fino al 1582 probabilmente suggerisce che qualcosa era ancora in corso. Tant'è vero che nel 1582 viene costruito il monastero di San Gennaro in prossimità della Solfatara e i puteolani dissero che grazie a questo tutto cessò da quel momento in poi. In realtà quello che succede è che riprende una fase di abbassamento e questa costruzione, che è questo monastero dei Cappuccini, che era costruito proprio sul bordo del mare, incomincia progressivamente a essere invaso al mare. Qui vedete circa il 1830, nel fine dell'Ottocento viene abbandonato il monastero. Viene costruito, questo viene utilizzato come un ristorante, era chiamato Vicenza a Mare, molto popolare, qui vedete lo stesso, è addirittura riportato, o sul ristorante dei Cappuccini Vicenza a Mare, questa è una scena del film Catene, in cui vedete la vecchia struttura del monastero completamente sommersa.
Analogamente, quella chiesa che era stata costruita sulle terre che si andavano seccando viene progressivamente inondata dalle acque piovane e dalle acque del mare. E la presenza del mare già viene riportata nel 1750, e questa è un'immagine del 1900, l'inizio 1900 del Corriere della Sera, in cui vedete l'invasione delle acque marine nella zona prospiciente questa chiesa. Notate questa scalinata, vengono all'inizio del 1900 vengono fatti lavori di colmamento. Qua vedete non c'è più questa scalinata, perché tutta la parte centrale di Pompei, di Pozzuoli, viene fatta una colmata che per impedire questa situazione. Questa è come appare attualmente. Potete entrare e vedere le lapidi che ricordano la costruzione di questa chiesa. E questo è il lavoro fatto da Del Gaudio riguardo all'abbassamento e poi la fase di sollevamento successiva. A partire dal 1800, dall'inizio del 1800, il Serapeo comincia ad essere invaso dall'acqua e vengono effettuate le prime misure dell'altezza e del livello del mare del Serapeo. Quindi si osserva questa fase che dura, secondo Del Gaudio e i suoi collaboratori, fino al 1950. Da un'analisi delle colonne del Serapeo si osserva che fra il 50 e il 51-52 si osserva un sollevamento di nuovo del Serapeo dell'ordine dei 50 centimetri. Poi riprende la fase di avanzamento che dura fino al 1969. 1969 ricomincia una fase di sollevamento che viene accompagnata da una debole crisi sismica. In realtà i terremoti non erano molto rilevanti, però avvenivano comunque. Finisce questa fase nel 72, di nuovo si ha una fase di abbassamento relativo, si hanno, diciamo, qua incominciano le mie prime frequentazioni della geofisica, qua come studente e poi qua come ricercatore. E in questa fase, vedete, fra il 72 e l'82 si hanno delle piccole oscillazioni, e in generale le piccole oscillazioni vengono accompagnate da piccole crisi sismiche. Poi nell'82 riprende una fase di sollevamento più delineata, accompagnata da una crisi sismica abbastanza rilevante. Dura all'inizio fino al gennaio dell'85, un sollevamento di circa 180 centimetri, riprende l'abbassamento con delle piccole vengono chiamate mini uplift. E la cosa rilevante, ancora una volta, è che questa fase di sollevamento, che qui è indicata nei vari momenti della fase tra l'82 e l'84, è l'immagine speculare della fase di abbassamento che aveva preceduto questa crisi. Cioè, la prima livellazione in questa zona viene fatta nel 1905, è una livellazione che arriva fino a Pozzuoli, e poi viene completata nel 1907 fino a Miseno. Questa livellazione viene ripetuta nel 1922 e si osserva tra il 1922 e le livellazioni precedenti un abbassamento. Vedete che la forma è esattamente l'immagine speculare di quella del sollevamento che è stato misurato in anni successivi. La fase della 1983-84 viene accompagnata da una violenta crisi sismica, con terremoti con magnitudo fino a magnitudo 4, e una distribuzione degli epicentri che è abbastanza simile a quella che stiamo osservando in questi ultimi anni. Questa è di nuovo la forma, il sollevamento, le fasi di sollevamento fra l'82 e l'85. Quindi questa è quella dell'80, 85, il primo gennaio 85. Dopo l'85 riprende l'abbassamento, che riferito rispetto al massimo dell'82 mostra un abbassamento esattamente
speculare rispetto al sollevamento. Quindi abbiamo sempre questa struttura. Poi vedete qua l'abbassamento dal 1985, i piccoli sollevamenti accompagnati ciascuno di questi da una piccola crisi sismica. E poi arriviamo ai tempi recenti in cui si osserva il sollevamento. Questo era fatto a fine novembre, il momento in cui si era fermato un momento il sollevamento e tutti aspettavano che, diciamo, finita la crisi. In realtà la crisi è ripresa. E per darci un'idea, questa è un'immagine di inizio Novecento in cui guardate, in questa zona c'è lo scivolo con cui si buttava. Purtroppo qua l'immagine, eccolo qui, questo è lo scivolo che portava giù a mare le barche, questo è quello del Novecento che arrivava a mare e questo è quello di qualche, credo l'anno scorso. Quindi vedete quanto è la variazione del livello del suolo in questo periodo. Di nuovo rivediamo la frequenza degli eventi recenti che buona parte di voi conoscono e questi sono i terremoti, gli epicentri dei terremoti, questi sono a novembre, a fine novembre 1920-2023. Quindi vedete che ha una distribuzione estremamente simile a quella dell'82. La cosa abbastanza singolare anche in questa crisi è che i terremoti che avvengono a mare hanno profondità maggiori e anche meccanismi focali differenti da quelli che avvengono a terra. Cioè, generalmente quelli che avvengono a terra hanno meccanismi focali tensionali, mentre quelli per cui è stato possibile fare i meccanismi focali di quelli a mare mostrano meccanismi compressivi. Allora, vediamo qua, abbiamo la struttura del blocco risorgente. Se andiamo a proiettare i terremoti che sono avvenuti in questo periodo, su questa struttura del blocco risorgente, incominciamo a vedere che i terremoti si distribuiscono esattamente ai margini del blocco, con una complicazione in questa zona. Adesso non vi so dire, però la cosa molto rilevante è che questa struttura rappresenta i bordi del blocco risorgente. Quindi in questa fase noi abbiamo che i terremoti stanno deformando questo blocco. Allora, l'idea che noi ci siamo fatti, rifacendosi a un lavoro di De Siena del 2010, fatto un'inversione dei coefficienti di attenuazione, in cui suggerivano una intrusione a una bassa profondità fra i 3 e i 4 km, cosa non nuova perché tutti i modelli di deformazione pongono la sorgente di deformazione a questa profondità. E l'altra cosa che vorrei ricordare è questa, che sono le temperature misurate nei pozzi cavati dall'AGIP in questa zona, in cui il pozzo di San Vito 1 aveva temperature in eccesso di 420 gradi. In eccesso perché la termocoppia che misurava le temperature fuse, e questa era la temperatura di fusione della termocoppia. La cosa rilevante è che questi sono, diciamo, dei gradienti conduttivi. Quindi abbiamo dei gradienti termici conduttivi che, se prolunghiamo in profondità, ci porta ad avere in questa zona temperature all'ordine dei 600 gradi. Quindi temperature di molto, molto rilevanti e che possono permettere diciamo, lo scarso scambio termico fra un fluido, un liquido che si intrude e questa zona qui. L'altra cosa da ricordare è la struttura dei campi Faraday. Ricordo che la struttura dei campi Faraday è caratterizzata da un minimo gravimetrico e proprio con questo minimo gravimetrico, un po' di anni fa, noi abbiamo disegnato i margini della struttura della caldera del tubo giallo napoletano, che dovrebbe essere questa, e ci dice un minimo dell'ordine di 10 milligal, negativo di 10 milligal, che ci sta dicendo che le rocce che formano la parte interna della caldera sono rocce a una densità inferiore a quella delle rocce circostanti. Allora, questa è una struttura tipica delle caldere, cioè una struttura tale che fa sì che il magma che risale immediatamente e si intrude
immediatamente sotto questa struttura trova una, diciamo, una trappola di densità, perché la densità di queste rocce è inferiore alla densità del magma che risale. E quindi questo rappresenta una superficie di, diciamo, di resistenza che non permette la risalita del magma. Allora, questo fa sì che queste rocce tendano a deformare la crosta superiore e a causare appunto quei terremoti che stiamo vedendo ancora adesso. E questo è quello che vi dicevo del lavoro Irizva. Lavoro Irizva nel 1930 su Ischia indica la struttura dell'Epomeo come un blocco sollevato dovuto a un'intrusione magmatica. E tenete presente che questo è un lavoro del 1930. Se paragonate i lavori di Smith e Bailey del 68, che sono i primi lavori che chiamano caldere risorgenti, indico la risorgenza delle caldere, questo è un lavoro di Marsh dell'84 che spiega vari meccanismi di possibile risorgenza delle caldere, indicano tutti una risorgenza dovuta a arrivi di magma che nelle grandi caldere provocano una deformazione della parte superiore delle caldere. Nelle piccole caldere, come si possono essere i Campi Flegrei, Ischia o anche Pantelleria, invece si ha una frattumazione in blocchi e questo era già stato suggerito da Ursi negli anni 90. Allora, quindi, se questo è il blocco attualmente in movimento, le possibili zone di apertura di nuove fratture sono ai margini di questo blocco. Ho indicato con più rosso questa parte perché mi sembra l'area più indicata in termini di fratturazione attuale. Anche gli ultimi terremoti sembrano localizzarsi in questa zona, come la possibile zona che può permettere la fratturazione e l'eventuale risalita di magma intruso a bassa profondità. Quindi possibili scenari, questi erano scritti un paio di mesi fa, diminuisce la velocità di sollevamento, come è avvenuto nell'85, e la crisi si esaurisce. La crisi si esaurisce se il sistema incomincia a andare in deflazione, cioè arrivare un sistema, come l'abbiamo visto, dopo l'84, dopo l'85 e dopo il 1538. Cioè in queste fasi probabilmente possiamo parlare di una fase di quiescenza più o meno prolungata. Se invece la crisi va avanti, possiamo avere varie ipotesi. La prima è un'eruzione, l'emissione di un duomo di lava. Nessuno ha fatto fino adesso questa ipotesi perché dice no, ma l'attività dei Campi Flegrei è prevalentemente è esplosiva. In realtà non è così, perché se andiamo a vedere l'ultima fase di attività, quella della terza epoca, troviamo vari duomi di lava, che sono il Duomo dell'Accademia, il Duomo di Monte Libano, il Duomo di Montespina prima della fase esplosiva e il Duomo che ha preceduto l'eruzione di Astrodi. Quindi in questa fase noi vediamo la possibilità di avere un'emissione di un duomo. Ovviamente l'emissione di un duomo probabilmente avviene con tempi di corrimento abbastanza lenti. Ad esempio, se facciamo il riferimento all'eruzione dello Tsohua Shenzhen nel vulcano Uso, questa è andata avanti per circa 2 anni, analogamente in altre parti. Questo però non vieta che la cosa possa anche avere un'altra evoluzione. Si può avere un'evoluzione rapida della crisi, analoga ad esempio a quella che è avvenuta prima di Montenuovo, con una crisi che può durare, una crisi sismica che può durare ore al più giorni, non più di più, e un'eruzione esplosiva. Su questo lato della caldera sono avvenute eruzioni con VEI fra 4 e 5, Legnano Montespina è la più rilevante di queste eruzioni, e la cosa appunto da tenere conto che è se noi siamo in una situazione come quella indicata, la risalita del magma può essere molto rapida. Questo ce lo dice l'eruzione di Montenuovo. In altre caldere, ad esempio Rabaul,
nel 1994, o anche dell'USU nel 1977 e nel 2000, possiamo avere i precursori sismici molto brevi, l'ordine delle ore, che precedono una fase di un'eruzione esplosiva. Diciamo, vi invito a rivedere con molta attenzione la crisi di Rabaul, perché è una caldera che aveva delle caratteristiche molto, che ha delle caratteristiche molto simili a quelle dei Campi Flegrei e un'evoluzione dei precursori abbastanza simile. E quindi qua ci fermiamo. Questo è l'ultimo libro, cioè non l'ultimo libro che abbiamo scritto. Abbiamo fatto un aggiornamento di questo libro alle ultime cose che abbiamo scritto, e se qualcuno di voi è interessato può anche andarle a vedere. Grazie Roberto, grazie Lisetta, magnifico, Madonna che belle storie. Questa ricerca storica a me appassiona tantissimo, piace proprio tanto, 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 tanto. Lascerei, c'è Marco Anzitechi che ha subito alzato la mano per primo, e quindi lascerei la parola a Marco. Grazie per Giorgio, grazie Roberto per la interessantissima presentazione, perché è molto bella e molto affascinante le tue presentazioni. Una considerazione sulle formazioni. I dati. Roberto, scusa un attimo, Marco. Roberto, hai un ritorno della voce di Marco sul tuo microfono, quindi mentre parla Marco dovresti silenziare il tuo microfono. Quello che si osserva sulla costa ritorna con una parte di quello che hai detto tu, che forse per questioni di tempo non hai raccontato, che il dato archeologico, in realtà quello, la parte sommersa mostra una variabilità della deformazione verticale molto rapida, anche su piccole distanze. Quindi, come dici, sono dei gradienti rapidi di deformazioni su piccole distanze orizzontali tra di loro. E poi una cosa che non so se. Forse non è stata evidenziata, è che i Vangeli apocrifi in realtà parlano del VII secolo in cui è tutta sommersa la zona per la maledizione che hai citato, però si riferiscono probabilmente a quello che è avvenuto nel IV secolo, quindi parlano di qualcosa che è avvenuto prima, circa 3 secoli prima probabilmente. E di questo un po' si ritrovano sott'acqua nelle strutture romane con rialzi che sono stati fatti per contrastare la subsidenza, che qualcuno degli archeologi si dice anche che potrebbero essere datati questi rialzi proprio intorno al IV secolo sulla base della tipologia costruttiva diciamo, dell'edilizia. E questo è sicuramente, non so se un dato che se conosci può esservi utile per cercare di migliorare la ricostruzione oppure per andare a fare indagini ulteriori su questa parte, insomma. Sì, sicuramente è utile perché conferma anche quelle lapidi che ci dicevano della costruzione del riparo del Serapeo, quindi quella è del 394, quindi si trova abbastanza con quello che tu dici. Una cosa che probabilmente ultimamente qualcuno ha cominciato a vedere, Jacopo Natale ad esempio, è la differenza. Ti perdiamo, Roberto, non si sente. È andato Ah, via l'audio, ecco poi dovessi ripetere gli ultimi 20 sì. secondi. C'è una cosa abbastanza rilevante che si incomincia a vedere, è che probabilmente c'è un andamento differente fra la parte del blocco risorgente e la parte verso Miseno, che probabilmente rimane fuori da una parte di questa dinamica, e forse così come la parte verso Nisida, cioè sono strutture che hanno continuato ad andare in subsidenza senza essere interessate poi da sollevamenti successivi. Quindi sicuramente questa è una cosa che va approfondita e chiarita. Comunque le cose che dici sono corrette. Grazie, grazie Roberto.
C'è Domenico D'Odonzo. Sì, la domanda è questa. Approfitto per rispondere a Luca Valenzise, rispondo a tutti, ripeto quello che ho detto all'inizio, sì, il seminario sarà registrato e verrà poi messo su YouTube, sul canale INGV dedicato alla comunicazione. Prego, prego, prego. Sì, come mai l'attività effusiva nella storia dei campi Flegrei è così minoritaria rispetto a quella esplosiva, non dal punto di vista statistico, ma proprio fisico. Grazie. Da un punto di vista generale, ovviamente tu mi insegni che per avere attività effusiva noi dobbiamo avere delle particolarità nella risalita del magma, cioè deve risalire in maniera tale da perdere i gas. Allora, ce ne sono stati alcuni eventi nella fase iniziale, i duomi che troviamo ai bordi della caldera. In quest'ultima fase, io credo che sia legato soprattutto a questa struttura risorgente che può permettere o meno una risalita più o meno rapida del magma. Quindi già noi abbiamo. La cosa significativa è che in quest'ultima fase, dal 15.000 anni in poi, noi osserviamo l'attività esplosiva solo in questi ultimi momenti, cioè il Duomo dell'Accademia, Monte Olibano e gli altri. Quindi questo può essere legato al fatto che apri delle fratture che non sono sufficientemente capaci di permettere una risalita rapida del magma. Quindi questo, almeno questo è quello che penso. Grazie. Allora, c'è Mauro Di Vito. Ciao Mauro, buongiorno. Oh, non so se mi sentite, io sono in macchina. Mi sentite? Riprovo un attimo A perché briciole, a briciole. a tratti, sì. Dai, Mi sentite? prova. Prova a fare la domanda. Provo. Non so se mi sentite. Ti sentiamo. Vai, vai, Mauro. Ok. No, vabbè, allora, ovviamente i miei complimenti sempre a Roberto, con quale spesso abbiamo discusso e ragionato su questi argomenti che sono bellissima, sono anche una complessità interpretativa notevole, e quindi proprio per questo vorrei aggiungere solo un piccolo commento legato al fatto che l'utilizzo delle fonti storiche è fondamentale anche la contestualizzazione di ogni singolo ritrovamento. Io proprio rispetto a quel sito che hai fatto vedere, Roberto, ovviamente sono andato a ricercarmi i depositi a terra lungo la costa sollevati e quindi le spiagge sostanzialmente. E in ambito archeologico, ovviamente confiniamo anche il massimo abbassamento e quindi poi il sollevamento. Quindi l'invito è sempre di integrare all'interno delle analisi per avere un dato numerico un po' più robusto, oltre a quello osservativo solo, le misure dei manufatti, delle spiagge sollevate, eccetera. E concordo anche con Marco che c'è la subsidenza può essere predatata assolutamente, quindi la sommersione di alcuni siti, quello che conosciamo bene è qual è la massima sommersione. Quindi il periodo della massima sommersione. Quindi, in qualche modo, a integrazione, visto che diciamo, ci siamo occupati spesso di questi e ce ne stiamo ancora occupando di questi aspetti, è l'integrazione terra-mare, è l'integrazione terra-mare per vedere le massime deformazioni che hanno interessato sia la parte sommersa che la parte emersa, utilizzando tutti quelli che sono gli strumenti geologici, geomorfologici, strutturali a nostra disposizione. Un piccolo commento sull'est e l'ovest. Ovviamente teniamo conto del fatto che dalle nostre ricostruzioni, anche in qualche modo pubblicate insieme a Roberto, c'è una deformazione di 2 anni prima dell'eruzione che interessa, continua a interessare Pozzuoli, ovviamente, ma che interessa fortemente e in modo molto localizzato l'area del Monte Nuovo, che si amplifica diciamo, nell'ultimissimo periodo, ma che è già predata di un paio d'anni, almeno la deformazione del suolo,
l'evento che poi è avvenuto nel 38, quindi dal 36 in poi. Grazie. Completamente d'accordo, infatti per questo io uso i tuoi lavori per vedere queste cose. Riguardo a quel sollevamento che noi discutiamo sempre, questo ci fa capire che potrebbero essere avvenute intrusioni superficiali a già 2 anni prima, quindi questo non è che ci mette in al sicuro quello che vediamo attualmente. No, assolutamente non credo che ci metta al sicuro. Dobbiamo alla ricerca proprio di le formazioni che in qualche modo ci diano indicazioni su sorgenti possibili diverse rispetto a quelle che anche tu hai fatto vedere. Grazie. Ho citato il lavoro tuo, diciamo nostro, va, visto perché avete avuto la bontà di mettermi. Ok. Mauro, abbasso io la tua mano. C'è alla rialzata, no, forse abbiamo fatto la stessa operazione contestualmente. Intanto lascio la parola a Claudio. Sì, ciao, grazie, seminario bellissimo. La mia domanda è un po' sulla deformazione, no? Cioè, fatto vedere come la coincidenza un po' della zona in uplift e in subsidenza nei vari periodi sono ricollegabili a questa resurgent dome che ha una costanza, no, spaziale abbastanza interessante. Non ho capito, anche in relazione un po' a qualche commento di Marco o di Mauro, se ci sono anche informazioni di formazione a più grande scala su eventualmente sorgenti più profonde di quella, o se non si riesce a riconoscere qualcosa del genere. Che ne sappia io non mi pare, cioè è sempre molto localizzata a questa zona. Cioè, quello che io penso è che siamo ancora in una fase in cui il blocco è ancora vincolato con l'esterno, quindi questo e i terremoti ci dicono che sta cercando di svincolarsi. Quindi, che sappia io, non ci sono grandi evidenze, però non lo so, magari forse Gianni Macedonio ci può dire qualcosa, se ci sono evidenze di deformazioni dovute a sorgenti più profonde. In realtà, diciamo, sono stati fatti degli studi, no, di inversione, cioè, quello che si fa sostanzialmente si modellizza la sorgente facendo una ricerca più o meno intorno ai 4 km, viene una sorgente che è il grosso del segnale, si sottrae, diciamo, il valore, cioè, si sottrae dalle misure, diciamo, il modello, e quello che viene un residuo. E questo residuo è stato modellizzato da alcuni, per esempio Denise Frassati, che mi sembra che sia anche in linea, forse può rispondere meglio, e trovano diciamo una sorgente in diffrazione. Per esempio qualcun altro, come Crescentini, la trova invece che il residuo porta una sorgente profonda che invece si gonfia. Quindi diciamo che, insomma, c'è ancora un po' da discutere, come dire, da studiare un po' su questo effetto. Sicuramente si sa che c'è una sorgente profonda. Ora, quanto questa contribuisca alla deformazione dipende un po' da come si invertono i dati. Io, diciamo, di più non potrei dire, perché probabilmente ci sono delle difficoltà, cioè si entra un po' nel rapporto segnale-rumore, in cui ovviamente il segnale-rumore hanno quasi lo stesso ordine di grandezza, quindi non è facile capire se la sorgente profonda c'è un ruolo nelle deformazioni. Sì, no, forse la mia domanda era più se ci sono dati storici che possono in qualche modo aiutare a vincolare questa cosa. Forse su quello può rispondere meglio Mauro, perché tu ci ha un po' lavorato su questo. Allora, Mauro, vuoi non so se si intervenire? sente. Sì, Mauro, Sì, sente. non so se mi sentite, io purtroppo ho sempre qualche Sì, ti difficoltà. sentiamo. Sentite. Allora, ovviamente, c'è una complicazione ulteriore rispetto al dato, diciamo, a più ampia scala, che è la complicazione che è legata al fatto che in qualche modo è stato anche analizzato da Crescentini, in un lavoro recente, ma anche da altri,
cioè che il contributo di quello che è il, quello che è la deformazione su larga scala a livello regionale, che è molto molto piccola, che si addirittura, diciamo, è inclusa addirittura in quello che può essere il rumore, però guardando il dato, diciamo, storico di lungo termine, già arrivati a, al porto di Napoli, per intenderci, non si rileva, per esempio, con l'eruzione del Monte Nuovo, una deformazione significativa sull'analisi fatta ovviamente sui sedimenti che hanno riempito, hanno interrato il porto, che era attivo già in epoca greca, non si rilevano variazioni significative nella sedimentazione, tenuto conto però che ovviamente si tratta di dati storici fatti sulla sedimentologia, quindi in qualche modo c'è un lieve rallentamento probabilmente, ma della lieve subsidenza, ma la subsidenza che in 2500 anni ha fatto 2 metri, e 2 metri è qualcosa, quindi veramente è molto difficile andare a discriminare, avere la certezza su dati molto lontani. Per quanto riguarda la deformazione recente, c'è una componente deformativa che si può vedere anche dalle nostre reti strumentali, che è una deformazione senza una componente quasi esclusivamente orizzontale nei siti più lontani, di piccolissima entità, e questa ci suggerisce un contributo più profondo, di una sorgente più profonda. Però su questo ci stiamo lavorando, anche Elisa Trasatti, Valerio, Acocella, eccetera, stiamo vedendo questo, e ripeto, l'ultimo lavoro di Crescentini fa il focus, che ha citato già Gianni Macedoni, fa il focus su questa possibilità di lieve inflazione o di minore alimentazione rispetto a quella che può essere il risultato, la dinamica di lungo termine. Non so se avete sentito, spero di sì. Sì, ma l'abbiamo sentito. Lucia, vuoi intervenire? Sì, ciao, innanzitutto grazie a Roberto e Lisetta, sempre un piacere sentire i loro seminari bellissimi. E, no, io volevo, sì, in qualche modo si ricollegava alla domanda che volevo fare anche a questa questione relativa alla sorgente, perché noi abbiamo evidenza che sicuramente sia nella terza epoca sia diciamo nell'arresto attuale è attiva una sorgente profonda a 8 km, perché nell'arresto attuale ce lo dicono i dati geochimici, che c'è degassamento appunto che proviene magmatico però profondo, non da una sorgente superficiale a 4 km ma 8, mentre i dati termobarometrici che abbiamo sulle eruzioni dell'ultima epoca ci dicono che queste eruzioni erano alimentate da una sorgente magmatica a 8 km e solo in misura diciamo minore da una sorgente, anche da una sorgente magmatica a 4 km. Quindi diciamo che quella a 4 km sia completamente magmatica, non ci sia anche il contributo del gas, io non sono convinta che sia, diciamo, magmatica al 100%. E su questo la domanda però che ti volevo fare era, ho visto la distribuzione dei centri eruttivi che tu hai messo, che non ho capito molto bene, perché il blocco di sorgente, diciamo, è sempre lo stesso chiaramente, sia nell'ultima epoca che nell'attuale. Nell'ultima epoca abbiamo centri eruttivi anche a Nisida, a Miseno, quindi anche fuori dal blocco di sorgente. Secondo me proprio perché c'è il contributo di questa sorgente profonda che alimenta le eruzioni. E tu che ne pensi di questa? Sì, infatti questa di Nisida e di Miseno è sicuramente un contributo diverso. Cioè agiscono sulle linee di frattura vecchie, su quelle di struttura calderica. Quindi a volte io penso che per attivare quelle hai bisogno di una deflazione, però di un gonfiamento per riaprire, però non te lo so dire. Sicuramente sono qualcosa di differente da quelle della parte centrale, questo non ho dubbi. Riguardo al fatto che della profondità, sicuramente è, diciamo, il motore di tutto è quello profondo. Il fatto è capire quanto stazioni a livello superficiale per arrivare in cima. Quindi ho il sospetto che i duomi abbiano una facilità a aver stazionato a livello molto superficiale dell'ordine di 3-4 km e poi risaliti in sopra.
Per gli altri sentivamo Mauro che diceva che probabilmente c'è già un'inflazione 2 anni prima dell'eruzione di Monte Nuovo, quindi probabilmente è una fase, diciamo, è una zona intermedia. Riguardo ai gas, questa è una vecchia storia che, su cui stiamo discutendo da 40 anni, se la sorgente sia dovuta alla... diciamo sia dovuta semplicemente a una diciamo all'espansione dei gas oppure all'espansione magmatica. Ho il sospetto che sia un problema filosofico e che non siamo ancora in grado di arrivare a una definizione per esatta. Grazie Roberto, sì, è importante perché diciamo se lo vogliamo Se vogliamo parlare del resto attuale, è importante capire, ci dobbiamo aspettare di vedere magma a 4 chilometri o non necessariamente per arrivare ad una futura eruzione. Io credo che ci sia già il magma, questa è la mia convinzione. Io credo che tutto questo sia dominato dal magma, credo che già sia lì e sta tentando di deformare, e se si aprono le fratture, lui verrà su più o meno velocemente. Quindi io ho il sospetto che ci sia già. Quelle temperature misurate già negli anni 80 con i pozzi dell'Agip. Tieni presente che sono tutti misure che danno un gradiente conduttivo, quindi ci stanno dicendo che non c'è advezione di fluidi. Ti dicono che ci sono temperature molto elevate, a profondità abbastanza superficiale. Quindi questo io temo che ci abbiamo già qualcosa, non so se ancora Monte Nuovo, o le vicende degli anni 70 e 80, però temo che sia già lì. Sì, probabilmente qualcosa di vecchio, di piccolo volume, questo sì. Sì, Ok, c'è la Elisa. no, penso che da questo, non, da questo discorso non ne usciremo presto su questi 4 chilometri. Intanto grazie Roberto e Elisa. E dato che sia Gianni che Mauro hanno citato diciamo il lavoro recente, però è insomma in review, quindi non mi dilungo, però quello che abbiamo cercato appunto è di considerare anche la sorgente profonda a 8 chilometri, su cui c'è un accordo molto molto ampio che quantomeno lì magma ci sia. E quindi poi volevo dire che comunque dai dati cerchiamo di ottimizzare entrambe le sorgenti, cioè sia quella profonda, la variazione di volume di quella profonda che di quella a 4-5 km più superficiale, cerchiamo di farlo insieme. E, invece l'impatto della sorgente profonda su Monte Nuovo, sull'eruzione di Monte Nuovo, l'abbiamo pubblicato con un GRL con Mauro, Valerio e Acucella e soprattutto con i dati di Carlo Del Gaudio, che non so se ti è sfuggito, ma ti interesserebbe perché ci sono dati molto dettagliati anche sulla chiesa di Santa Maria delle Grazie con un grande supplementary material di pagine e pagine di come Carlo ha trovato la variazione di quota per ogni periodo da prima a dopo l'eruzione e infatti ritrovavo con i terremoti che continuano dopo l'eruzione di Monte Nuovo proprio perché poi è andato giù e poi è ritornato su il suolo per una quarantina d'anni se non vado errata e poi è iniziata tutta la subsidenza e quella per noi è un'eruzione abortita anche perché non c'è più questa simmetria su pozzuoli che c'era prima. Ma di nuovo c'è questa simmetria nella zona di Monte Nuovo, quindi è come se ci avesse quasi riprovato, ma non ne ha avuto la forza. E lì però la cosa un po' inquietante dall'eruzione di Monte Nuovo è che questa sorgente profonda a 8 chilometri, sia nel periodo di subsidenza, uplift e risubsidenza, è con una variazione di volume positiva, quindi si sta in qualche modo ricaricando. E questo va considerato insomma fino ad adesso. Basta Perfetto, così. Sì. grazie. Grazie Elisa, grazie. C'è Monica Piochi.
Ciao a tutti, grazie Roberto della possibilità di questa discussione tra tutti noi su questi argomenti così interessanti. Io in qualche modo condivido con te il fatto che ci possa essere magma a 4 km e che questa risalita viene modulata a seconda delle caratteristiche del magma. Tra l'altro, voglio dire, i cristalli che sono nel magma ci indicano che quelli più profondi, per esempio i piroseni, hanno, diciamo, della CO2 all'interno, mentre i feldspati, per quello che riporta la letteratura, queste melting inclusion, questi magma, non hanno CO2, quindi in qualche modo deve anche degassare. Non so se, come dici tu, se che il magma è quello di Monte Nuovo, perché dai pozzi le temperature misurate nelle inclusioni fluide sono più alte di quelle misurate nel corso della perforazione, cosa che a Mofete questo, mentre a San Vito non è così. Quindi nella letteratura c'era una tendenza a dire che la zona di Mofete, quindi quella periferica, era in raffreddamento rispetto a quella più interna, più centrale. E io ti volevo chiedere, a proposito, diciamo, della possibilità di questa, di cosa pensi tu di questa possibilità del magma a 4 km e come metti in relazione, secondo i tuoi studi, le diverse crisi bradisismiche, cioè nel senso, dopo la fase di eruzione del Monte Nuovo e l'abbassamento del suolo, partiamo dal 70, diciamo il 70 e 80, con le due arrest che hanno portato ai oltre 3 metri di dislocazione e l'attuale arrest, tu metti una separazione o pensi che queste fasi tra di loro siano in qualche modo connesse? E quali potrebbero essere gli elementi e i parametri che ci potrebbero aiutare a capire se queste fasi sono tutte connesse e se questa fase che stiamo osservando è una sorta di continuazione delle precedenti? Non so se mi sono completamente spiegata con quello che volevo dire. Sì, perfettamente. Ti dico, non lo so. Io ho il sospetto che siano una successione e che... ho quasi l'impressione che le prime due ci fosse quasi bisogno di un volume minimo per far partire la deformazione e che invece dal 2006 in poi non hai bisogno più di questo. Cioè, in qualche modo, quello che vedi attualmente non è una cosa nuova. Se vai a vedere Rabaul è sempre stato in sollevamento, ha avuto le crisi nell'82-84 anche loro, e poi è stato sempre il sollevamento, come vediamo adesso i Campi Flegrei. Quindi non è una cosa sconosciuta, quindi in qualche maniera stiamo vedendo un processo che sta andando avanti almeno da 60-70 anni, quindi è qualche cosa che continua. E io sospetto che attualmente non hai più bisogno di grossi sforzi per deformare il tuo sistema. Cioè, credo che qualcosa l'ha scritto Kilburn, mi pare che avesse scritto qualche cosa in merito. Però, diciamo, da come sta andando, diciamo, che siano legati, io credo che ci siano pochi dubbi. Cioè, è un processo che noi stiamo vedendo da 70 anni e sta continuando. A che punto sia non ne ho proprio idea, cioè non lo so. Però... No, ma mi hai risposto, perché in effetti tu metti insieme le tre diverse, chiamiamole le tre diverse crisi, e io, diciamo, più o meno concordo con te, e penso anche che ci potrebbe essere un'evoluzione, come hai detto tu, verso un'eruzione di tipo effusivo, chiamiamolo così, non esplosivo, perché poi è vero che le ultime eruzioni dopo i 15.000 anni hanno avuto pochi duomi eruzioni effusive, però nei pozzi a Mofete ci sono tantissime lave, quindi la storia è stata diciamo più variegata di quella che noi siamo abituati a vedere negli ultimi, nel post caldera, non so come definirlo, diciamo così. Quindi stiamo osservando un tempo forse troppo ristretto alla scala della vita del vulcano, forse. Sì, credo sì. Mi ricordo queste cose di Mofete, Guisil,
che erano trovati là, quindi effettivamente noi vediamo solo una parte, abbiamo solo un quadro limitato, però diciamo con questo già stiamo facendo, vi assicuro, rispetto al 70 è un altro mondo. Io mi ricordo nel 70 quando si incominciò a vedere questa, e anche dall'82, stiamo su una, diciamo, una percezione del fenomeno estremamente, estremamente differente. La cosa probabilmente che non è stata recepita ancora è la velocità con cui puoi evolvere questo sistema. E allora credo che forse andrebbe fatto uno sforzo con la protezione civile di far capire che le grandi evacuazioni a volte sono un freno all'azione che uno può intraprendere. Probabilmente uno può incominciare a ragionare su fenomeni a step, e quindi però questo è qualcosa che sta al di fuori della mia, non so, delle altre possibilità, però andrebbe un momento chiarito con la protezione civile che questi fenomeni non sono fenomeni lineari e non sono fenomeni che, diciamo, il vulcano non si comporta come noi vogliamo che si comporti. Questa è una regola standard e quindi forse andrebbe spiegata in maniera opportuna. Ok, c'è Giuseppe Pugliesi. Sì, la mia domanda era completamente su un'altra, cioè sulla diversa direttrice rispetto alle ultime, e quindi magari poi la faccio a parte perché vedo che vogliono intervenire Francesca e penso che voglia continuare questa interessante discussione. La mia era su una domanda più sugli aspetti geologici che ho visto, sulle deformazioni a scala geologica, quindi magari ve la faccio a parte perché penso alla discussione adesso sull'aspetto più relativo alle attività in corso possa essere più interessante per tutti. Niente, intanto approfitto per ringraziarvi, bellissimo seminario, stimolante, bello, bello. Lascio la parola a Francesca. Caro Roberto, cara Lisetta, veramente ci avete regalato un bel pomeriggio con questa discussione così interessante e anche con il vostro seminario, come sempre, interessantissimo e ricchissimo di informazioni ad ampio spettro e anche un po' pop, che male non fa. E volevo ritornare sulla questione delle crisi bradisismiche. Le crisi bradisismiche che noi osserviamo dagli anni 70, che sono quelle fra l'altro che osserviamo con gli strumenti, no? Ce n'è stata anche una prima negli anni 50 che abbiamo ricostruito poi in qualche modo con i pochi dati delle livellazioni di precisione che si facevano all'epoca, ma dagli anni 70 con qualche strumento noi osserviamo sempre meglio quello che sta facendo il vulcano. Un primo sollevamento negli anni 70, strumenti sicuramente ancora non adeguati, grande confusione nella comunità scientifica, ma questa è un'altra storia che forse non abbiamo il tempo di raccontare ora. Dopodiché il sollevamento che arriva a più di 1,7 metri si ferma, e 70 centimetri, scusate, più di 1,70 metri, poco più di 1,70 metri si ferma, e si ferma per un certo numero di anni. Poi inizio degli anni 80, altro sollevamento, quasi 1,80 metri grosso modo, dopodiché il suolo comincia a scendere. Io sono certamente, poi arriviamo al 2005, alla fine del 2005 e tutto ricomincia, ok? Per quello che riguarda le fenomenologie che abbiamo osservato tra gli anni 70 e gli anni 80, in particolare questo sollevamento e poi la deformazione che si arresta e poi di nuovo il sollevamento, mi sembra evidente che il confronto con Rabaul è certamente stimolante. Come diceva Roberto, a Rabaul l'eruzione si è avuta in un momento in cui comunque non c'era un periodo di deflazione, non c'era una subsidenza assolutamente.
Invece voglio chiedere a Roberto, secondo te la deformazione inversa, ovvero sia la subsidenza che abbiamo osservato dall'85 grosso modo fino al 2005, in un quadro diciamo unificato delle tre crisi bradisismiche a partire dagli anni 50, che ricordo a tutti hanno portato a un sollevamento di 4,5 metri, non cose trascurabili. Tu come lo intendi? È difficile dire. La mia idea è che siano la formazione di un SIL, cioè che noi abbiamo un'intrusione che incomincia, che deforma, e poi c'hai un SIL che manda il sistema in deflazione. Se tu vai a vedere le deformazioni dopo l'82, scoprirai che la parte laterale della deformazione non ritorna agli stessi livelli. Quindi l'idea mia è che sia proprio la formazione di un SIL. Ovviamente ci può essere anche il raffreddamento e il degassamento di questo sistema, però io ho una mezza idea che sia proprio, sai, immagini il SIL che arriva su e poi si sgonfia e si intrude lateralmente. Banda ulteriore veloce, insomma, questo SIL, che tipo di dimensioni poi secondo te dovrebbe avere? Perché noi abbiamo le tomografie che abbiamo fatto sui dati dell'83-84 che mostrano sicuramente un corpo con delle caratteristiche reologiche compatibile con la presenza di un SIL, insomma, o comunque di una risalita di qualcosa con una densità diversa, intorno ai 4 chilometri famosi, questa profondità magica, sotto più o meno la zona di Pozzuoli. Che però nel tempo io suppongo si possa essere anche brillantemente raffreddato fino al... oltre a essersi espanso lateralmente, come probabilmente tu suggerisci, si sarà anche raffreddato. Questo può essere, dipende dalla temperatura che mi sta imposto. Certo. Ne abbiamo parlato pure con Gianni. Il problema è quante ne sono arrivati nel tempo. Certo. E quindi diciamo il tasso di alimentazione di questo sistema, se permette un raffreddamento completo o se non lascia qualche cosa ancora eruttabile. Quindi questo è sicuramente avendo temperature dell'ordine dei 600 gradi al contorno, può raffreddare, diciamo, all'intrusione immediata dovrebbe andare, diciamo, al contatto dovrebbe andare a metà temperatura fra quella dell'intrusione e quella del corpo magmatico, delle rocce circostanti, quindi vai sui 700-800 gradi. Quindi non, insomma, si può essere raffreddato, però sta ancora qualcosa, è ancora bello tranquillo, pronto. Grazie Roberto. Lucia. Sì, c'è Lucia ancora. Ciao, no, soltanto su quest'ultimo punto devo dire che però ci sono i modelli, cioè nel senso che il volume di magma che si è intruso negli anni che potrebbe essersi intruso negli anni 70-80 te lo dà la deformazione, quindi è tipo quello di Monte Nuovo, insomma, un piccolo volume, se consideri che tutta la deformazione è legata all'intrusione di un SIL, e anche il raffreddamento è calcolato intorno da 3 a 10 anni, se consideri un modello termico, insomma, classico. Mauro sta condividendo qualcosa, forse per errore. Quindi no, questi dati sono noti, insomma, in qualche modo. No, allora vabbè, vorrei tornare su un aspetto che hai affrontato. Salve. Ho acceso il microfono. Ah, vai Giovanni. Non ce l'aveva acceso. Niente, intanto volevo ringraziarti Roberto, perché è stata una presentazione splendida. E riguardo alla deflazione che ha seguito la crisi dell'83-85, quello che pensiamo noi, e dopo che abbiamo iniziato a fare misure di quanto gas magmatico emette, perché quelle le misuriamo, io penso che sia proprio tipo, o perlomeno non scarterei l'ipotesi che sia
rilascio di fluidi da parte di del in pratica, se ho del magma 8 km che è magma e lo porto a 4 km, quello diventa una miscela magma e gas, perché non lo tiene più. E che quello abbia un ruolo nella dinamica e quindi in questi abbassamenti ancora da valutare probabilmente bene, come processi di riscaldamento dovuti al trasferimento di tutti questi fluidi dai 4 km verso il sistema idrotermale, eccetera. Però è interessante e io ti ringrazio molto per il bel seminario. Grazie Giovanni. Sì, solo avverto Mauro che sta condividendo il suo schermo. Quindi se lo vuole disattivare. Sì, sto dicendo, Roberto, volevo tornare su un aspetto della tua presentazione, su due cose, vabbè, poi che sono legate. La distribuzione delle sorgenti termali, che oltre a evidenziare ancora una volta le diversità tra napoletani e salernitani nella gestione anche degli stabilimenti termali, ovviamente la quantità, il numero e la loro distribuzione comunque incuriosisce, e poi quando fa in questo anche quando fai cenno a una sorgente storica di attività freatica che però non ti convince, mi pare aver capito. È un po' dubbia. Ecco, però appunto mi chiedevo se, a parte appunto eventi col coinvolgimento del magma, se eventi che non coinvolgono il magma, quindi sia a carattere idrotermale sia a carattere freatico, non trovi alcuna traccia nelle fonti storiche. Nessun romano parla di piogge di sassi o di pietre che volano e cose di questo genere, come avveniva qui per Roma per i Colli Albani? No, stranamente no, più si parla di consoli che sono caduti da cavallo, ma che sono venuti a curarsi nella zona l'unica informazione che viene è quella della solfataria del 1198, però è molto dubbia. Infatti anche la Guido Boni mi ha scritto un commento all'acido che diceva che non esisteva, eccetera. Quindi è molto dubbia che sia. E le sorgenti termali, per quanto abbiamo cercato abbastanza nelle cose, non menzionano mai variazioni, temperature, cose. Neanche tra le varie stabilimenti termali non ci sono notizie sul tipo di termalismo. Notizie ci sono sul tipo di termalismo, su varie cure che venivano fatte. Ad esempio c'è la sorgente della pietra, da cui ha preso il nome la località, che curava i calcoli intestinali. Però assolutamente la cosa che è particolare è che con l'eruzione di Monte Nuovo copre o fa scomparire buona parte delle sorgenti che si trovano là intorno, se ne perdono 10. In realtà l'eruzione di Monte Nuovo fa perdere questa esperienza delle sorgenti termali che poi si trasferiscono a Ischia. La cura del termalismo si muove a Ischia dopo questa eruzione. Ci sono i tentativi di ripresa nel tempo, però non ci sono mai segnalazioni di questa. L'unica macroscopica differenza che noi vediamo attualmente è Pisciarelli. A Pisciarelli c'era una sorgente che veniva chiamata Bulla, che era una pisciarello proprio, una pisciarella, una pisciatina, si prendeva con un vasetto. Se lo confronti con la cosa attuale, invece vedi che c'è una variazione abbastanza rilevante. Però non sono così attenti nel periodo da notare grandi differenze. Una cosa... che sicuramente probabilmente uno dovrebbe analizzare è la struttura delle sorgenti che si trovano in relazione al terrazzo della stanza, invece quelle che si trovano sull'allineamento Miseno-Averno. Quindi sembrano essere un po' differenti, però anche lì stiamo nell'ambito della
La cosa delle sorgenti è una cosa molto affascinante perché... No, mi chiedo solo se, poi lascio la parola a Sven, mi chiedo solo se l'assenza di informazioni su eventi legati di eventi esplosivi, insomma, minori, sia soltanto una coincidenza o se possa in realtà trovare qualche spiegazione dal punto di vista vulcanologico. Beh, sai, ad esempio c'è una cosa molto particolare che si nota con Monte Nuovo. Monte Nuovo non dà nessuna attività freatica iniziale, anzi inizia a uscire fuori, prima acqua fredda, falde più superficiali e poi acqua calda. Quindi significa che sono sistemi non confinati, quindi almeno in quel caso non c'era evidenza. Brevemente volevo fare una domanda. Può anche darsi che sto per dire una sciocchezza, quindi mi chiedo perdono in anticipo. Mi riferivo a quel fatto che avevi detto a proposito del SIL e quindi queste spinte laterali. Io mi interesso di interferometria SAR e quello che noi riusciamo a vedere, oltre a una chiara componente di deformazione in verticale, c'è anche una spinta laterale, nel senso che abbiamo delle velocità di deformazione dell'ordine di 6 cm anno fisse, oramai già da alcuni anni a questa parte. Premesso che noi con l'interferometria SAR vediamo, ma non siamo in grado di fare un filtraggio, nel senso che non sono in grado di dire se questa deformazione si riferisce a qualche cosa di estremamente superficiale, di più profondo. Io vedo l'effetto evidentemente. Mi chiedevo se questa cosa che io vedo e con me gli altri colleghi anche a Catania, anche a Roma, che lavorano sui campi flegrei e che evidentemente fanno anche una valutazione di tipo planimetrico, può avere in qualche modo una correlazione con quello che tu avevi detto a proposito della questione della, diciamo, di questa spinta planimetrica di questo SIL che si espande anche lateralmente. Grazie e comunque complimenti per la presentazione. Microfono, Roberto, microfono. Grazie Sven. Può essere, anzi sicuramente io credo che qualcosa andrebbe rivisto nelle deformazioni del passato, specie nella fase di deflazione, perché questo forse ci può aiutare a capire qual è stato il meccanismo di intrusione di qualche cosa e eventualmente poi di deflazione e di decassamento. Grazie. Ok, io direi che lascerei la parola a Giulio per ultimo e poi chiudiamo perché abbiamo superato la scadenza che ci siamo dati. Sì, buonasera, sono breve perché bellissimo seminario ovviamente. Hai concluso dicendo ci sono tre scenari in una città sopra, no? Mezzo milione di abitanti e oltre. Deflazione, che è quello... no? Migliore, emissione d'uomo di lava, quindi un'evoluzione lenta, oppure un'evoluzione molto rapida. E chiaramente il problema è enorme, no? E mi chiedo, se tu avessi delle risorse illimitate, che tipo di studi andrebbero fatti nel breve e medio termine, cioè nel giro... Cioè, hai una risposta? No, non ho una risposta. Se avessi risorse illimitate io sgomberei i campi flegrei, perché è assurdo avere una situazione come questa. Però forse gli unici risorse illimitate che ti potrebbero aiutare sarebbero le perforazioni. Credo che queste forse ti potrebbero aiutare in qualche maniera. Di più non ti so dire. Grazie. Ok, allora io direi che possiamo chiudere qui. Ringrazio voi, Roberto, Lisetta, per aver trattato un argomento comunque così importante. Oggi hai oltre 120 colleghi ancora collegati. E allora vi saluto e interrompo qui la registrazione.